La capitale ha accolto la quarta edizione della Rome Startup Week, festival internazionale pensato per ispirare i futuri leader del mondo. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di raccogliere il meglio dell'Italia e del bacino del Mediterraneo facendolo un hub dell'innovazione. Ci ha permesso di conoscere numerosi investitori, corporate, e siamo qui per fare business, quindi vediamo come va. Oggi è un fantastico momento di networking, quindi un punto per riunire il panorama startup italiano e internazionale, un fantastico momento, diciamo, per conoscere investitori e potenziali clienti. Tanti manager e gli imprenditori che hanno preso parte al convegno di apertura andato in scena al gazzometro, dai rappresentanti del mondo accademico a quelli della finanza, un gran numero di professionisti intenzionati a sviluppare idee valide e concrete. In Bufaga quello che facciamo è rimuovere l'inquinamento atmosferico in maniera quantificabile, con dei dispositivi che possono essere posizionati ovunque, anche sul tettuccio di qualsiasi mezzo di trasporto, in modo da compensare le emissioni di viaggio ed andare a rimuovere l'inquinamento nello smog cittadino. L'astronauta Paolo Nespoli e il giornalista e blogger Francesco Giano, ma anche Virginia Gambardella, approdata tempo fa nel mondo delle startup e dei podcast sui temi del benessere psicofisico, e David Allen, autore del libro Getting Things Done, diventato un modello manageriale per la gestione del tempo e dell'organizzazione delle proprie attività. Tante le persone invitate alla manifestazione per raccontarsi in pubblico e svelare curiosi aneddoti sui rispettivi percorsi professionali. Io dico sempre ai giovani che dovrebbero avere dei sogni, ovvero pensare delle cose impossibili che però sarebbe bene avere, sapendo che al momento in cui le pensano sono impossibili, ma che hanno dentro di loro la capacità di realizzarle, di non demordere, di pensare a poterle fare, lavorare piano piano per trasformare questi sogni in realtà. E ogni tanto le cose si possono fare ed è molto bello realizzare qualcosa di impossibile. Quest'anno la Roma Startup Week ha accolto anche l'associazione Ultrablu, che valorizza e diffonde le espressioni artistiche e culturali nate dalla neurodiversità. Per l'occasione è stato presentato il progetto Ultraleggibili, una rivoluzionaria web app che trasforma l'editoria digitale offrendo 5 livelli di lettura personalizzati.